Bella lì, regà, bentornati su un nuovo video di cultura nerd e di quello che esce in edicola in questi giorni, in questa nuova stagione di prime uscite del 2022, ancora questo, anche se uscirà nel 2023 il video. E siamo con Occhi di Gatto a 2,99 euro più il cofanetto, che è un bellino come cofanetto, lo vediamo già qui così, eh? E il DVD, che sono quelli belli cartonati. A me piacciono un sacco questi. Sono belli. Non hanno il fascicoletto all'interno, ma va bene. Di solito ci mettono un piccolo fascicoletto. Vediamo il cartonato. Sarà una recensione molto flash, eh? Non sarà una roba troppo lunga. Però intanto, in arrivo le avventure delle mitiche Sheila, Kelly e Tati, che sono tre sorelle che hanno fatto un patto. Oh, occhi di gatto. Qui vediamo che è solo la prima stagione. No, c'è anche la seconda, stagione 2. E poi non mi ricordo quante fossero le uscite. Qui c'è ci sono i titoli dei vari episodi che ci sono all'interno. E niente, ci sono le tre sorelle qua. Quindi molto molto bello. Il cofanetto mi piace, è molto interessante. Se lo riesco a montare, eccolo qua. Voilà, lo faccio vedere. C'è questa immagine qui, che è tra le più iconiche, questa qui, della serie. E dall'altra parte invece ci sono sempre le tre sorelline, che stanno benino insieme e buona lì. E andiamo a vedere il DVD. Appena chiudo, niente, non lo chiudo neanche perché. E il DVD è la parte più bella, cioè è tutto satinato, bello, in cartoncino, con gli episodi dietro. Qui dice versione integrale con doppiaggio storico, quindi il doppiaggio originale in italiano. Chissà se ci hanno messo anche la colonna sonora di Cristina D'Avena, che per chi ha la mia età è molto affezionato a Cristina D'Avena. È cresciuto insieme. E vediamo che all'interno c'è il DVD, tutto, tutto messo bene, tutto molto bello. Quindi direi che per questa recensione nerd non c'è molto da dire, perché Occhi di Gatto è un anime barra niente, sì, barra fumetto di Tsukasa Ojo, lo stesso autore di Rush, City Hunter. Mamma mia, quanto era bello City Hunter! Se non avete mai visto City Hunter, andatelo assolutamente a recuperare, perché era bellissimo. E oltretutto la colonna sonora, che la davano sulla 7, la colonna sonora, la sigla iniziale, non era di Cristina D'Avena. E quindi niente. Andate a vedere City Hunter. E se vi piace Occhi di Gatto, questa qui è la collezione che fa per voi. E niente. Ah, che tra l'altro c'è anche una bellissima colonna sonora in generale. Anche City Hunter. Cioè, hanno tutti delle colonne sonore assurde. Gli anime degli anni 90 mi piacciono un sacco. E quindi niente, io vi lascio, vi ringrazio di aver visto questo flash, video flash, che non c'è niente da dire, perché non c'è quasi niente a parte questo, il box e il DVD. E ci vediamo al prossimo video di Cultura Nerd o Nerd World, o devo ancora decidere che nome dare alla serie. Statemi bene, raga, come sempre.